Buongiorno e benvenuti alla nuova edizione del GR Flash di In Cronaca. In studio Federico Iezzi, in redazione Matteo Pignagnoli e Giuseppe Nuzzi. In apertura la cronaca. I carabinieri hanno arrestato una famiglia egiziana a Bologna per possesso di armi e stupefacenti. A finire nei guai il padre di 47 anni e la moglie 45enne, entrambi incensurati e disoccupati, e il figlio di 24 anni che invece era già accusato di evasione dagli arresti domiciliari per altri reati. I militari hanno perquisito l'abitazione del giovane e hanno rinvenuto 320 grammi di hashish, varie banconote pari a 1790 euro e altre probabilmente false, 3 smartphone e 3 orologi contraffatti. Diverse le armi trovate, tra cui un machete, 3 katane, un revolver a salve, 4 tirapugni e 2 pugnali. Domani, 20 ottobre, giornata a rischio disagi per studenti e pendolari a Bologna. Diversi sindacati di base, tra cui SGB, CUP e USI, hanno indetto una giornata di sciopero generale per mezzi di trasporto pubblici, treni e scuole. Tiper ha comunicato che il servizio metropolitano non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Nello sciopero è coinvolta anche la navetta People Mover del Marconi Express. Per i treni il personale FS Italo potrebbe rimanere fermo dalle 21 di questa sera per 24 ore. E in tema di disagi, domenica a Rastignano è prevista l'evacuazione di oltre 400 residenti per il disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta in via De Gasperi 1. Le operazioni di brillamento, che dureranno 6 ore, saranno svolte dai militari del Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore. I residenti coinvolti dovranno uscire dalle loro case a partire dalle 7, in modo da consentire l'avvio del despolettamento dell'ordigno alle 8.30. Durante il disinnesco sarà sospesa la viabilità in alcune strade del comune e in un tratto della statale 65 della Futa. Termina qui l'edizione flash del nostro giornale radio. Grazie dell'attenzione e un saluto dalla redazione di In Cronaca.